Oggi è domenica, è il giorno dopo della prima parte di video sulla grotta di Sant'Elena e stiamo tornando verso dove, la villa dove eravamo ieri, perché dovremmo incontrarci con il custode dell'istituto termale che Inz, ormai chiuso, abbandonato da meno 30 anni, che ci ha promesso di farci visitare l'interno. Adesso vediamo se non ci ha tirato bidone. Ecco qua. Ciao. Questa è la prima parte che si inizia a vedere dell'istituto. Io l'anno scorso due anni fa ero già stata qua, avevo fatto delle foto che sono solo su Instagram, magari se riesco le posto qua durante il video. Vedete, è enorme questo posto, ma veramente enorme, di epoca fascista, e si vede anche un po' dalla struttura. Ah, aspetta, che se mi ricordo giusto, qua dentro ci sono delle barche. Sì. Adesso vi faccio vedere se ci riesco. Ah, se si vede attraverso. Vediamo, si vede? Sì, un pochino sì, dai. Delle gondole sono, però c'è una gondola. Sono quella per il carnevale. Per il carnevale, esatto. Ma non le possono più sistemare. Perché? Perché non gli danno più l'agibilità con le polveri, tutte cose burocratiche. Ah, ecco, io mi ero persa questa. Che non stai attento. Ecco, c'è. Andiamo a vedere se c'è l'amico Fritz. Ecco, questo davanti. Oh, ecco il nostro amico qua.
Senti come pesa. Sì. Questo è tutto. Pesanti. Questo è tutto come segno il credito di assicurazione e anche due idraulici. Questi quali hanno valutati 200 euro all'una. Acqua calda che scorreva. Alla mattina con un gancio come questo li prendevi, li tiravi su, mettevi nel carrello, mandare su il reparto cure per fare i fanghi. Metti una mano là sopra. Madonna.